8 marzo 2017, oggi si festeggia la giornata della donna, ma si ricorda anche la violenza che la donna subisce, una violenza che è sociale, che è discriminazione sui luoghi di lavoro, ma che spesso è violenza materiale e psicologica all'interno delle famiglie. La violenza che la donna vive nell'ambiente domestico è una violenza che si riproduce ovunque, in tutti gli ambiti, quindi anche nell'ambito del lavoro. Noi troviamo questo sistema che viene considerato normale, naturale, di oppressione, di sottomissione della donna, nella quale nel quale ambito diciamo, la violenza viene usata quotidianamente. Quello che avviene tutti i giorni è negazione dei diritti fondamentali per poter essere appieno donna, quindi lavoratrice ma anche donna. Chi sceglie di diventare madre si vede negare il part time, chi ha genitori anziani da accudire allo stesso modo. Il problema che ci si presenta è quello della sua visione, perché è una violenza molto spesso psicologica, prima di diventare fisica, a volte non diventa mai fisica, ma è una violenza che non si vede, viene considerata normale dagli uomini e dalle donne che la riproducono continuamente senza accorgersene, considerandola appunto neutra. In questi ultimi anni i governi si sono succeduti sostituendo i diritti come l'articolo 18 o le tutele per i part-time con dei bonus. Il bonus mamma domani o il bonus bebè per chi ha la fortuna di partorire nell'anno in cui viene concepito. Gli altri sono fatti fuori. Seguo tutti i giorni lavoratrici madri che cercano di accedere a questi bonus, ma è un percorso ad ostacoli, perché prima bisogna presentare l'ISE e le famiglie di fatto sono sempre più numerose rispetto alle famiglie tradizionali, e già fare un ISE per persone che sono o non sposate oppure separate eccetera diventa un percorso ad ostacoli. Quello che invece servirebbe è proprio un welfare per la società, in modo che dia anche stabilità, non appunto una tantum di 700 di 1000 euro che di fatto è una regalia ma non risponde alla programmazione di quello che sarà da 0 a 18 anni il percorso di vita di un figlio. Lo slogan di oggi è "se non valgo non produco", ed è un fatto che le donne sono mediamente pagate di meno degli uomini e sono anche discriminate semplicemente per esempio per essere madri. Sì, discriminate perché non c'è il riconoscimento del valore del lavoro che viene svolto in genere dalle donne, cioè lo si considera un lavoro di serie B. Ora, noi non siamo quelle che dicono che la donna deve sgomitare per farsi largo nelle professioni, nel mondo del lavoro. Noi diciamo che le donne insieme però possono costituire una grande forza d'impatto sulle questioni proprio che le vedono tutti i giorni in prima persona impegnate nel lavoro riproduttivo. Questo sì, lo possiamo fare. Perché sei donna, nata per farti amare. Si è parlato delle condizioni della donna, in particolare della violenza che subisce e violenza che è prodotta dagli uomini. Nel 98% dei casi sono gli uomini che hanno comportamenti violenti, e la cosa che ci preme sottolineare è che esistono dei percorsi come il nostro, e noi siamo un'associazione nazionale che si chiama Relive, che riunisce centri, 18 centri in Italia, che abbiamo dei percorsi di recupero per gli uomini che hanno comportamenti violenti con le loro donne in presenza dei loro figli. Lei ha scritto un libro che parla di questo e che parla di una donna che ce l'ha fatta però a superare questo stato di discriminazione e di violenza. Diciamo che ce l'ha fatta a salvarsi la vita, però rimane il dopo di cui non si parla mai. Ce la fai a salvarti, però poi ci vogliono delle altre cose, devi avere uno stipendio per poter vivere, una casa da abitare, e qui c'è l'inghippo che ancora esiste. Da dove nasce la violenza? Siamo ancora in una società patriarcale dove l'uomo vorrebbe sentirsi ancora l'unico re, padrone della vita delle donne, però i tempi sono cambiati.
si sente debole, sminuito, ma non dalla donna, perché è cambiata la società. Quindi io, per esempio, che insegno in alcune scuole, vedo che sono tutti, quasi tutti figli senza padre, nel senso, anche se il padre c'è, il padre non, molti padri non hanno, come dire, non sentono il loro essere maschio, né come era prima, quindi in modo potente e prepotente, né come adesso in modo dolce, quindi in modo più empatico, né con la propria moglie né con i propri figli. Io credo che quello che manchi sia una cultura della socializzazione, dello stare insieme dei due generi diversi, un rispetto che non è naturale, va assolutamente convogliato, perché sennò i messaggi successivi a quando sei cresciuto, se non li hai avuti prima, sono quelli che ci fanno vedere la donna sui cartelloni, la donna che in realtà si dice si è emancipata, ma in realtà è ancora un oggetto. In realtà ancora la cosa che più interessa sono le sue forme, la sua bellezza e non la bellezza interiore, che supera. La seduttività non è bellezza semplicemente, la seduttività di una donna è una roba che va oltre la bellezza apparente e credo che su questa roba si debba lavorare molto, fin dai primi anni di vita di un uomo. Servirebbe anche l'esempio delle istituzioni, che spesso però, soprattutto in questi ultimi anni, non è stato dato. L'immagine della donna è sempre l'immagine di un oggetto. Beh, le istituzioni lavorano su questo, ovviamente, rinforzano quell'immagine oggettuale che già le donne hanno di sé, quindi che ereditano dalle loro madri con questo stereotipo. Rinforzando lo stereotipo, le donne si trovano catturate dentro questo meccanismo terrificante e desolante della sola via d'uscita, che è quella dello shopping, ad esempio, oppure del consumo. Cambiare questo punto di vista è molto difficile, ma è possibile, ed è possibile con la solidarietà femminile. C'è anche l'iniziativa Passaparola, vuoi spiegarci che cos'è? L'iniziativa del progetto Uomini non più violenti si diventa, un progetto che lavora con gli uomini autori di violenza che vogliono smettere di essere violenti. Allora, la nostra idea è che le donne stesse che sono coinvolte in dinamiche di violenza e sappiano che esistono delle possibilità per gli uomini di fare dei percorsi di cambiamento, e quando un uomo aderisce al cambiamento i cambiamenti avvengono. Quindi noi chiediamo a tutti di diventare, come dire, veicolo di cambiamento, cioè di fotografare il passaparola che informa semplicemente della possibilità a Milano, ma anche in altre città, se andate sul sito, di poter fare un percorso di cambiamento per gli uomini che lo vogliono. Quindi vi chiediamo di fotografare quell'immagine, l'immagine passaparola, e di farla girare. Al di là del percorso personale che ognuno di noi può fare, crede che la società dovrebbe fare dei passi, dovrebbe cambiare modelli e prospettive perché ci sia un cambiamento concreto su questo punto? E noi qui ci occupiamo, diciamo, dell'ultima fase, che sono i comportamenti psicologici relazionali, però questi hanno un aspetto di valori, di cultura, di economia, dell'intero modo di concepire i rapporti e la vita. Pensiamo che per avere dei rapporti corretti e ragionevolmente felici fra uomini e donne bisogna un po' cambiare la prospettiva del mondo.